Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: nuovo scontro nello studio di Uomini e Donne per la nota opinionista Tina Cipollari, bocciata la richiesta della storica dama. Un nuovo dramma sentimentale si è registrato nel corso dell'ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne. Al centro dello studio si è seduta ancora una volta la dama Gemma Galgani per raccontare i dettagli del suo appuntamento con Didier, nuovo corteggiatore che spera finalmente di conquistare il cuore della dama e portarla via dalla trasmissione dopo 20 anni. I due protagonisti del dating show si sono visti prima per un aperitivo e poi per una cena. Gemma e Didier hanno però rivelato di aver provato sensazioni completamente diverse, un racconto che ha lasciato senza parole sia Tina Cipollari che Gianni Esperti e la stessa Gemma. Nel raccontare i dettagli del suo appuntamento con il nuovo cavaliere, la Galgani ha rivelato: "C'è stato un bacio passionale. Ho fatto quello che sentivo. Una storia leggermente diversa da quella raccontata dal cavaliere, che ha invece commentato con un secco: "Questo bacio non ha qualcosa di diverso da quelli che ho dato". Dichiarazioni che hanno colpito Gianni Esperti, che ha deciso di accendere i riflettori su quanto detto dal cavaliere. La cosa importante è quello che ha detto lui sul bacio. Non era speciale. Nel corso del confronto, la conduttrice Maria De Filippi ha quindi scelto di rivolgersi ai diretti interessati: "Volete proseguire questa storia?". Dal canto suo la Galgani ha ammesso di provare interesse e di essere intenzionata a proseguire la storia. Anche in questo caso la sua versione si è rivelata diversa da quella di Didier, che ha invece rivelato: "Io ho riflettuto un po'. Abbiamo uno stile di vita diverso. Con quel bacio non è scoppiata la scintilla, non mi ha lasciato niente. Tu non esci, io esco tutte le sere e ti tradirei". Parole che hanno lasciato interdetta la dama, che ha sottolineato di trovare la spiegazione inaccettabile ed ha poi tuonato con un secco: "Se ne deve andare". Le sue parole hanno scatenato la reazione di Tina, che con furia ha sottolineato: "Meglio un uomo sincero che essere usata o presa per il culo per due mesi. Quanti uomini sono venuti per te e li hai scartati. Lui invece non se ne va. Tu sono 10 anni che sei qui. Tu aspetti il principe azzurro e lui aspetta la sua principessa. Stai seduta". Gianni ha invece semplicemente fatto notare: "Non accetta il 2 di picche". Una serie di botta e risposta che hanno infuocato lo studio. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.